Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e spolliciate. Oggi parliamo dell'infortunio più strano che si può verificare alle spalle. Sappiamo che le spalle sono un'articolazione molto mobile, molto delicata, molto soggetta a traumatismo. Traumatismo che si può verificare in diverse situazioni: in allenamento, durante attività quotidiane o mentre dormiamo. Ecco, chi di voi ha avuto un infortunio alle spalle magari può indicare qua sotto nei commenti come ha fatto a farsi male, perché leggere e avere anche i feedback un po' generali anche di chi si è fatto appunto male può essere utile per andare a prevenire queste situazioni. Io personalmente non mi sono mai infortunato alle spalle, mi sono sempre allenato, certi periodi di più, certi altri di meno, non mi sono mai fatto alle spalle. Penso di essere un soggetto nella norma, non sono un super atleta, sono un soggetto tipico che si allena dalle 3 anche alle 6 volte alla settimana per un'ora, un'ora e mezzo, dipende poi dei periodi. Nell'ultimo periodo ho fatto solo allenamento ad alta intensità, quindi 15 minuti, però negli anni mi sono allenato in diverse forme perché mi piace sempre sperimentare, testare sulla mia pelle i vari allenamenti. Però, bene o male, non mi sono mai infortunato, non ho mai avuto tendiniti, non ho mai avuto problematiche, strappi, eccetera. Mi tocco, perché non vuole che succedesse adesso che dopo i 40 anni si dice che uno è più predisposto anche a queste. Assolutamente no. Però, chi di voi magari ha avuto qualche infortunio lo può indicare qua e spiegare come è successo. Io, però, ho avuto un'esperienza con tantissime persone, tante volte mi chiamano, mi scrivono mail soggetti, anche che non alleno io, perché generalmente chi alleno io non ha infortunio. Tante volte mi fa: ah, guarda, mi hanno fatto fare questo, mi è venuto male qua. Quindi ho veramente dei feedback che mi arrivano molti, 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 no? L'infortunio però che vi dico di prestare attenzione adesso, perché ovviamente già con tutti i video vi cerco di invogliare ad allenarvi bene, curando i movimenti, la velocità dei movimenti, fare mobilità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'infortunio più balordo che potete andare, che potete subire, è secondo me di notte mentre dormite. Ci sono soggetti, e più di uno in questi anni ho conosciuto di soggetti, che si sono fatti male a ripetere durante la notte le stesse gestualità, ossia dormire con le braccia posizionate generalmente sopra la testa, magari sotto lì il cuscino, appoggiati in malo modo, e questo ha creato, ecco, non a tutti questo fortunatamente, ma in soggetti predisposti magari un po' più rigidi, a grossi fastidi sull'articolazione, andando a creare problematiche tendine e legamentose, e questo poi si ripercuote negli allenamenti. Incomincia ad essere un'articolazione più stanca da un certo punto di vista articolare, abbinato ancora all'allenamento, fatica a recuperare, e quindi l'infortunio può essere lì alle porte. Quindi il mio consiglio: fate attenzione a come dormite. Se riuscite, non dormite messi in posizioni strane con le braccia in posizione alte durante la notte, cercate di tenerle lungo il corpo in posizione più sicura, e questo può essere un ottimo modo per dare più sollievo a questa articolazione e prevenire infortuni che magari sono stupidi. Uno poi non sa perché gli è arrivato il dolore alla spalla, guarda caso, solo perché dormiva male. Però succedono queste cose, ve lo dico perché ho avuto l'esperienza di ragazzi che appena hanno cambiato posizione nel dormire, la situazione delle spalle è migliorata tantissimo. Quindi prestate sempre attenzione anche a questi piccoli particolari, che però possono essere decisive a voi che vi piace allenare. Ma adesso vado a leggere i vostri commenti, spero di non leggerne troppi, perché spero che stiate bene e non abbiate subito troppi infortuni. Ma come sempre, grazie per l'attenzione, spolliciate, iscrivetevi al canale, e se avete domande mettetele pure qua nei commenti, che sarà mio piacere andare a rispondere. Ciao!